Anna Conte, addetto stampa del Gen Verde, che cosa ci offrirete domani? Domani sera è un concerto, appunto l'abbiamo intitolato Rapsodia di Popoli perché sempre nelle nostre produzioni, nei nostri lavori, questa componente multietnica non può essere assente, in quanto il nostro stesso essere, siamo noi di 13 nazionalità differenti e tutte le nostre danze, le canzoni, la musica ovviamente rispecchiano questa internazionalità, queste culture diverse che cercano di armonizzarsi. Allora, questo concerto è un percorso attraverso brani un po' del nostro repertorio, dagli ultimi musical in modo particolare, un viaggio, diciamo, dentro ciò che il Gen Verde è e fa. Un gruppo, il vostro, multietnico e multiculturale, si potrebbe definire? Questo sì, la connotazione multietnica e multiculturale c'è stata fin dall'inizio. E beh, in questi oltre 40 anni sono passate 132 ragazze, per essere esatte, nel Gen Verde, di 25 nazioni, se non ricordo male. Per cui ognuna è rimasta, chi per più tempo, chi per meno tempo, però un contributo sicuramente insostituibile quello di ciascuna, anche chi è rimasta magari per pochissimo, però ha portato quella sua nota che nessun'altra poteva portare al suo posto. La musica parla, possiamo dire, a tutte le genti senza, appunto, barriere culturali, forse era anche uno dei canali privilegiati dalla vostra fondatrice, la Chiara. E indubbiamente anche nel dare il via al Gen Verde Chiara ha avuto un'intuizione. Lei stessa diceva che appunto era un'intuizione, non era un pensiero elaborato a tavolino, quello di regalare le famose batterie verde e rossa al Gen Verde e Gen Rosso, che poi da lì si sono sviluppati. E sicuramente è stata un'intuizione vincente, si è rivelata poi negli anni. Nemmeno lei, una volta risposto in un'intervista, avrebbe mai immaginato dove sarebbe arrivata questa avventura, ecco, perché soprattutto per le ragazze è stata un'avventura all'inizio. Negli anni 60 nessuna donna suonava la batteria o la chitarra elettrica o il basso, quindi sicuramente Chiara ha visto oltre, ecco, con questa idea, e dopo in questi anni sempre ci ha incoraggiato, ovviamente a volte ci ha dato suggerimenti per gli spettacoli, abbiamo sempre condiviso con lei ogni passo, direi ogni tappa che abbiamo fatto nell'andare in giro, sicuramente nelle tournée, chiamate anche sempre più da varie parti del mondo, anche se penso agli ultimi 4 anni fa in Giappone da un movimento buddista, ecco, e comunque anche nelle tappe, diciamo, della nostra ricerca professionale per diventare sempre più credibili, ecco, questa ricerca anche che la forma attiri la gente a questo grande messaggio che vogliamo portare, che poi alla fine nel suo concentrato è il Vangelo, la vita del Vangelo che cerchiamo di vivere prima di tutto fra di noi. Chiara non c'è più, o meglio c'è ancora e forse in maniera anche più forte. Eh sì, c'è in un modo diverso. Noi, per una coincidenza, diciamo, era da tempo programmata una tournée proprio a Roma, e in questi primi 15 giorni di marzo, per cui eravamo lì e tra l'altro dove, dal nostro alloggio vicinissimo al Policlinico Gemelli dove lei era, quindi questo filo diretto è durato direi fino agli ultimissimi giorni, finché è stato possibile. Lei sapeva che noi eravamo a Roma, che portavamo, ecco, questo suo ideale tradotto in canzoni, in danze dappertutto. Oggi si sente, Chiara sì, è presente in un altro modo, ma molto concreto direi, proprio per questo impegno che anche ciascuna ha sentito dentro, ancora di più da quando non c'è, di essere una testimonianza viva e vera del suo ideale. Sì, diciamo che anche il vostro lavoro artistico unisce i popoli, ma soprattutto vi rivolgete anche forse ai giovani, perché questo è un mondo, un universo dove bisogna investire tanto, ecco. Voi coinvolgerete domani con 4 laboratori i giovani, è un vostro stile, ecco, renderli protagonisti e partecipi. Sì, i giovani sicuramente sono uno dei nostri pubblici privilegiati, ecco. Agli spettacoli, diciamo, il pubblico è sempre molto vario, una buona fetta sono giovani.
Però dopo per loro facciamo anche dei programmi, ad esempio a Mirati, per esempio, come stamattina eravamo a Oristano al Teatro Garau e lì abbiamo incontrato 350 studenti delle superiori di varie scuole per un a tu per tu, un programma a metà tra lo spettacolo, la performance e il dialogo, c'è stato anche questo. Ho fatto un'altra cosa ancora, cioè la possibilità di lavorare gomito a gomito, noi e i giovani, per ad esempio nei laboratori di canto, di percussioni, domani qui faremo di comunicazione teatrale. Ecco, lavorare insieme sulla base di questo rispetto l'uno per l'altro, l'amore reciproco che viene applicato anche nel mettersi lì con una chitarra in mano, magari con dei tamburi o per imparare un brano teatrale, E qui vediamo che è già un cantiere, insomma, le prove Infatti, questa è una per prova domani. Questo acustica, stiamo cominciando a vedere le frequenze. è il vostro set, diciamo. Sì. Questa è infatti l'installazione che abbiamo fatto qui nel Palasport, dell'ambiente, ecco, del concerto con le scenografie, e adesso stiamo incominciando le prove dei video. Penso che questi siano per la mattinata, perché saremo qua anche, vivremo tutta la giornata insieme con i giovani della diocesi di Oristano. Questa è una cosa bellissima per noi. Eravate da molto che non venivate in Sardegna? Quattro anni. E in diocesi di Oristano? Di Oristano penso molto di più, perché io sono tanti anni nel Gionverde, ma non ero mai stata qua, quindi penso negli anni 70, credo il Gionverde veniva spesso anche in Sardegna, sicuramente è stato anche all'Oristano, credo al Teatro Garau, però nelle ultimissime tournée abbiamo fatto tappa a Ghilarza, ma non qui, ecco, quindi siamo felicissimi di questa opportunità di essere tornati in questa città. Ecco, con queste parole di felicità chiudiamo anche questa breve intervista. Ti ringraziamo e appunto Grazie auguriamo a tutti una grande partecipazione per questa giornata appunto per i giovani della diocesi, ma diciamo della Sardegna, per chiunque vorrà venire.